Ciao ragazzi, sono Mario, il coach, ancora una volta dal mare. Allora, il punto che volevo analizzare oggi, ancora una volta, se tutti quanti vi parlano di come allenarti, io oggi vorrei parlarti di cosa fare prima di allenarti. Quindi proviamo ad analizzarlo insieme. Ho letto da qualche parte che se l'allenamento è casuale, il risultato è casuale. Non credi semplice, ma è così. Ragazzi, il risultato è fatto di tantissimi dettagli. Il risultato è fatto di preparazione, è fatto di adattamenti, è fatto di come poggiare i piedi a terra, è fatto di come poggiare le mani a terra. In una parola, ragazzi, il risultato è fatto di programmazione. Potrei portarvi veramente tantissimi esempi su come ottenere un risultato e su come non ottenere questo risultato. Il punto di oggi non è quello di dover farvi una predica, ma è di farvi capire qual è l'approccio giusto prima di iniziare ad allenarti. Sapete per quale motivo succedono la maggior parte degli infortuni in palestra? E parlo di infortuni banali, ma fortunatamente. Quante volte vi è capitato di infiammarti delle piccole parti, proprio dove effettivamente uno sforzo eccessivo dovuto all'enorme carico senza il dovuto adattamento? È proprio sull'adattamento, ragazzi, che volevo focalizzarmi ancora meglio, perché l'adattamento fa tutto l'allenamento. Scusate, qui c'è l'abbinamento. Cercare di non mettersi in quella condizione di esagerare con enormi carichi presi in maniera veloce senza appunto l'adattamento stesso, e appunto con il giusto adattamento puoi fare la giusta progressione, quindi adottare i giusti carichi. Ecco perché ti capita proprio a te quell'infiammazione alla spalla, al braccio, magari alla gamba. Quindi sono proprio questi motivi per cui tu ti infiammi con facilità, sono gli adattamenti. Quindi adotta le giuste progressioni. Ragazzi, qualche altra parola la vorrei spendere nei dettagli. Nel dettaglio, come puoi vedere qua, nel dettaglio effettivamente ci sono tanti aspetti. Quello che non si considera mai nel dettaglio è la tecnica, la cura della tecnica, che ti porta effettivamente poi all'errore e quindi ancora una volta all'infortunio. Nessuno, io conosco poche persone che arrivano da me e hanno curato l'aspetto della tecnica o dei cattivi atteggiamenti o delle posture completamente sbagliate. Quindi cura bene la tecnica, prenditi un po' di tempo, parlane con il coach, adotta i giusti movimenti, cura la meccanica. Questi sono punti fondamentali per evitare ancora una volta l'infortunio e massimizzare i risultati. E poi, ragazzi, voglio chiudere con uno forse dei dettagli che mi piace di più, è la programmazione. Perché nella programmazione di solito la programmazione ha bisogno veramente di tanto tempo, quindi una giusta strategia che si può includere nella programmazione, appunto. Posso decidere quale metodo adottare nella programmazione, posso fare un'analisi più completa nella programmazione. Nella programmazione posso decidere quanto tempo e come dedicargli questo tempo, senza lasciare nulla al caso. Insomma, ragazzi, mi sa che alla fine ti ho fatto la predica del caso. Io mi vado a fare un tuffo a mare, non so tu che cosa fai, spero che vieni ad allenarti. Quindi, come sempre, fai un buon allenamento. A presto, ciao!